attività di indagine relativamente delicata e penso importante per il territorio ovisano che abbiamo concluso nella giornata di ieri. Incidenti sulla rupe. Purtroppo è un fenomeno già ben noto alla Marina dei Carabinieri, in quanto già l'anno scorso noi abbiamo smolto un agente a cavallo con Daniele, ventenne, morto purtroppo il 17 marzo ultimo scorso. Quindi la gente è stata immediata e ancora una volta portata alla luce un contesto che, per quanto sia la conseguenza, i due che sono stati arrestati per morte come conseguenza di spaccio sono un'orbita, azioni per il nigeriano e per l'orbita, ma anche come 586 di codice penale, morte come conseguenza sì. E di un altro ragazzo che abita nell'Inter del Grossetano e che allora la particolarità del la difficoltà soprattutto il nigeriano, come voi potete benissimo immaginare, non era regolare sul territorio italiano, senza fissa dimora, per cui un soggetto in teoria all'intuito investigativo di alcune persone, di alcuni collaboratori, e a scoprire semplicemente degli interessi di questo nigeriano, niente di più, non metterlo in mezzo. Per quanto riguarda invece l'orbietano, invece è una persona che da diversi qualsiasi orbietano la sostanza stupefacente che si sorveglia. Professore? Delicato, ma è un semplice. Professore spacciatore? No, non pubblico, non pubblico. Non lavorare in pubblico. Però, virgolette, una sorta di timore nei suoi consumatori, nei suoi acquirenti, come se lui fosse una. Comandante, l'attività ci ha subito portato su un giovane di 24 anni.